e nessun segno di scasso. Nel salotto a terra il corpo di una 71enne senza vita, la testa avvolta in un sacchetto di plastica della spazzatura sigillato con del nastro adesivo e le mani sporche di sangue. L'anziana viveva in questa villetta, schiera, palese, il quartiere di Bari. A fare la macabra scoperta sono stati i figli, preoccupati perché da diverse ore la madre non rispondeva alle loro chiamate. Era vedova la vittima, viveva sola in questa abitazione sul lungomare. Nessun segno di effrazione, né alla porta, ma nemmeno alle finestre. La donna avrebbe quindi aperto all'assassino che forse conosceva. L'anziana sarebbe morta, soffocata, ieri, dopo mezzogiorno. A dare l'allarme è stata la figlia, che aveva parlato con la madre al telefono in mattinata, ma dopo non era più riuscita a mettersi in contatto con lei. Pare che dalla casa non manchi nulla, i sopralluoghi e i rilievi della polizia si sono protratti fino a tarda notte. Secondo gli inquirenti, l'ipotesi più probabile è quella di una rapina finita male.